You miss me? I miss all of y'all. Adesso dovete dividervi, le ragazze di qua e i ragazzi da questa parte. È possibile che una donna che lavora a parità di ore lavorative fatte e di mansione svolta guadagni meno di un uomo, ben il 17% in più. Addirittura uno studio ha dimostrato che può accadere in Italia, così come nel resto del mondo, che una donna inizi a guadagnare partendo dal 1 gennaio di ogni anno il 1 marzo, cioè che perda per il lavoro che fa 29 giorni di retribuzione. Secondo voi perché accade questo? Non sapevo che una donna guadagnasse di meno rispetto all'uomo. Quindi pensavate che ci fosse la parità in realtà, da un punto di vista lavorativo. Ragazze, perché voi avete scelto il falegname come mestiere da uomo? Sì, perché è un lavoro prettamente maschile, mentre non mi immaginerei mai una femmina a fare il falegname. Ci serve la precisione, comunque ci vuole la forza. Ok, e ad esempio, se ci fossero degli strumenti che supplissero alla forza, il falegname potrebbe essere anche donna oppure solo uomo, secondo voi? Sì, anche donna. Ok, quale tipo di strumento può aiutare una donna a fare il mestiere che generalmente farebbe un uomo per la forza? Certo, non ci potrebbe mai essere un falegname donna, artigianale, perché comunque l'artigiano non ha strumenti meccanici per spostare i campi verso persi di legno, non lo so, mentre già all'interno di una fabbrica è diverso. Ok, quindi tu dici magari può esserci un falegname, però donna, però può essere... essere evitato perché ovviamente ci vuole la forza fisica. Dal contesto. Qual è? Anche voi la pensate allo stesso modo? Sì, sì.